Ecco Borsato. Borsato comincia la sua prima figura, non riesce il suo 360 gradi per provare ad attaccare il canestro. Allora ci riprova, questa volta riesce ad affondare. Dunque comincia con la schiacciata del playmaker di Forlì, classe 1986. A proposito di quei giovani di cui si parla tanto della Lega 2, concetto ieri anche espresso dal presidente federale Dino Meneghin. Ora tocca invece a Ousmane Gueye, la guardia di Verona, guardia senegalese. Andiamo a vedere la prodezza del giocatore africano, che mette in mostra sicuramente grandi doti atletiche. Vuole ripetere però questa schiacciata, una schiacciata piuttosto anonima, con il salto che indubbiamente c'è stato, però da un punto di vista estetico, da un punto di vista spettacolare, vediamo poco. Va a staccare oltre il semicerchio della linea di sfondamento, quindi lui puntava su questo nella dimostrazione atletica. Ha staccato appena un passo di là dalla linea dei tre punti per far vedere che poteva fare tutta l'area, volare per tutta l'area. È quello che tanto amano nella schiacciata dei primordi di Michael Jordan, che volava su tutta l'area. Michael Jordan e Julius Irving che riuscirono a schiacciare staccando oltre la linea del tiro libero, schiacciate che hanno visto protagoniste anche giocatori bassissimi in grado di vincere in NBA, come Spud Webb, 167 centimetri d'altezza. Doppio tentativo sbagliato per quanto riguarda Mattias Locedal, il giocatore di Iesi. Quest'anno la gara delle schiacciate in NBA è stata vinta dalla rivelazione, sicuramente sarà il rookie dell'anno, Griffith del Los Angeles Clippers. Ancora una volta nessuna schiacciata per Mattias Nocedal, che vuole provare nuovamente a ripetere l'acrobazia. Va a schiacciare due mani all'indietro, ha cambiato la figura, non era riuscito nella prima parte dell'esercizio a schiacciare, e allora due mani all'indietro per Mattias Nocedal con un giro anche di 180 gradi. Ferrero con due palloni va ad inchiodare. Mano destra, mano sinistra per Ferrero, che anche nel riscaldamento aveva fatto vedere grandi doti atletiche. È un atleta pazzesco questo ragazzo, pazzesco. E allora tutti hanno svolto la prima parte di questa gara delle schiacciate. Abbiamo detto due figure a disposizione per i protagonisti di questa Final Four di Lega 2, settima edizione della Final Four di Lega 2, per la prima volta evento non ospitato da una delle quattro squadre che è arrivata alla Final Four. Ovvio, c'è anche da evidenziare il discorso legato a Casale, che non ha giocato in casa, poco ci manca vista la vicinanza di Casale Monferrato dallo Sporting Village di Novara. Qui una pallavolista ha chiesto la collaborazione, l'assist, ah, fantastico, bellissimo. Katarina Barun, sella dell'assist del Novara, la pallavolista che ha alzato in maniera perfetta questa palla, quindi palleggio perfetto. Ovviamente anche per permettere un'acrobazia del genere bisognava dare la palla lì con il timing perfetto, e la giocatrice croata, classe 1986,
83, pur non essendo una palleggiatrice di ruolo, gioca nel ruolo di opposto, ma ovviamente giocando ad altissimi livelli è riuscita a regalare questa palla con il timing giusto. Ma devi assolutamente conoscere però il peso della palla di pallacanestro, non so perché, perché sono due pesi completamente diversi tra quello del volley, ma del resto in quei paesi il basket lo conoscono tutti. Salta due bimbi che si erano posizionati sotto canestro, ancora una volta Usman Gueye che poi va a ringraziare i due fanciulli per essersi sottoposti a questo rischio. Grande acrobazia per Gueye, che da un punto di vista atletico probabilmente è quello che ha saltato di più fino a questo momento. Qui ancora una volta un 360 gradi per Matias Nocedal. Quasi una Veronica da tango argentino, un movimento de ocho di movida del tango. Totalizza un punteggio di 49. Ultimo Giancarlo Ferrero. Ferrero prima per lui, prima mano destra, poi mano sinistra, qua va a schiacciare. Non si avvale della collaborazione della giocatrice del volley Novara, va a schiacciare direttamente qui. Secondo me però la giuria deve anche valutare il fatto che Ferrero sia riuscito in questa acrobazia al primo tentativo e facendo ribaltare la palla molto lontano da canestro, quindi è un'espressione atletica, una cifra atletica di alto livello. Ringraziamo anche Marta Becchis che ha alzato la palla per la schiacciata di Borsato. Finalisti di questa gara delle schiacciate sono Giancarlo Ferrero e Matias Nocedal. Intanto dallo speaker dello Sporting Village è emerso il nome dei due finalisti, Nocedal e Ferrero. Dunque sono stati eliminati Stefano Borsato di Forlì e Usman Gueye di Verona a contendersi dunque nella finalissima di questa gara delle schiacciate Nocedal, Giancarlo Ferrero. Eccolo inquadrato il giocatore numero 8 argentino, abbiamo detto del suo accostamento a Manu Ginobili, lui che appartiene al Caia Laboral, club che sta giocando l'Eurolega, l'ha giocata in questa stagione. Questa volta nessun 180 gradi, nessun 360 gradi, va direttamente a inchiodare. Vediamo come risponde Giancarlo Ferrero. Il grande Pinciroli, mio ex giocatore, che si diletta d'estate in tour di schiacciate con la sua compagnia per tutta l'Italia, l'alza male a Ferrero. Concorso di colpe in questa schiacciata ancora bassa, questa volta però riesce a portarla su Ferrero, quindi doppia acrobazia con la palla che era leggermente bassa, quasi al petto di Ferrero. Ecco qui, grazie alla regia di Roberto Gambuti, possiamo vedere il gesto atletico di Ferrero che ha dovuto aggiustare durante il salto un pallone non facile. Queste sono le ultime due schiacciate a disposizione dei due protagonisti che si stanno giocando la finale dello Slam Dunk. Va altissimo Matias Nocedal. Bella, molto bella. Ha saltato anche più in là rispetto a Usman Gueye, che aveva eseguito una schiacciata simile staccando oltre il semicerchio. Cosa stanno organizzando?
Guerrero a staccare anche lui oltre il semicerchio di antisfondamento. Ma a me è piaciuta più quella di Nocedal. Nocedal ha staccato dopo un arresto un tempo, ha volato verso il canestro, poi librandosi in alto. Questo è un terzo tempo con una magnifica espressione, ma concordo con te. Non è del nostro parere della giuria. Presidente di giuria Carlton Myers ha giudicato invece vincente il poker di schiacciate di Giancarlo Ferrero. Molto spettacolare soprattutto la prima con la doppia schiacciata, mano destra, mano sinistra, ed ecco Ferrero che va a ricevere il premio di vincitore di questa seconda edizione nella storia della Lega 2 dello Slam Dunk. In gran forma Carlton Myers, sereno, in grande forma, fa piacere.